I musulmani celebrano la festa del sacrificio il decimo giorno dell'ultimo mese lunare dell'anno, secondo il calendario da loro seguito. Durante questa festa, numerosi musulmani si recano in pellegrinaggio alla Mecca, dove svolgono i loro riti religiosi. Il giorno prima della festa, i pellegrini si riuniscono sul monte Arafah, vicino alla Mecca. طبعا هذا العيد هو عندنا للمسلمين للمؤمن فرحتان فرحة Il credente ha يوم due momenti di gioia, quando termina il periodo del digiuno e nel giorno della festa del sacrificio al termine del pellegrinaggio. La festa del sacrificio è legata al pellegrinaggio, alla fine del quale i musulmani sgozzano un animale che diventa una occasione di festa. I festeggiamenti iniziano all'alba del primo giorno della festa e sono accompagnati dalle lodi a Dio, alla sua grandezza, che in arabo si chiamano takbir. Queste invocazioni si ripetono per alcuni giorni e poi tutti si riuniscono nelle moschee per una preghiera insieme, per lo scambio di auguri e felicitazioni. Questa festa si ricollega alla memoria di Abramo, che era pronto ad offrire in sacrificio il figlio, sostituito poi dall'agnello provveduto da Dio stesso. La festa del sacrificio si ricollega al ricordo di Abramo quando Dio gli ordinò di sacrificare il suo figlio Ismaele. Quando egli era pronto ad uccidere il figlio, Dio volle che fosse risparmiato Ismaele e sostituito con un altro sacrificio. E Dio disse: "Questo sarà il tuo sacrificio." Questi rituali dipendono dalla tradizione biblica e danno un significato religioso, morale e psicologico di vaste dimensioni. Qui, in questa fattoria, si sgozzano gli animali del sacrificio e ci si preoccupa che siano perfettamente sani. Poi i proprietari li vengono a prendere per distribuirli alle persone di casa, ai parenti ed anche ai poveri, perché la festa sia di tutti.